e verdura sono magiche e oggi parliamo di una ricetta speciale che possiamo preparare per tutta la famiglia, per un pranzo, una cena, senza grassi aggiunti, ma gustosissima, miscimè, una cottura senza acqua che lentamente predispone le verdure scelte, io suggerisco sempre di farlo con delle radici, per un piatto molto gustoso che raccoglie in sé tutto il sapore delle verdure. Oggi l'ho preparato scegliendo di tagliare la verdura con delle forme particolarmente floreali in onore della primavera che sta arrivando. Vedete, ho tagliato le carote, la patata dolce, come se fossero dei fiori. Ve lo faccio vedere meglio. E ho disposto le carote e le patate dolci insieme a delle rape bianche molto gustose. Non aggiungiamo nient'altro, possiamo aggiungere un po' di alga wakame, io scelgo quello di Alga Alimentaire, un'azienda bretone che amo particolarmente. Ne aggiungiamo qualcuna, poi la mettiamo sul fuoco, coperta con un coperchio, mi raccomando, ben chiusa, e la lasciamo cuocere a fuoco molto molto lento. Controlliamo ogni tanto la cottura perché è facile che possa bruciarsi se magari la fiamma è troppo alta, e spesso siamo abituati a metterla a fuoco basso, ma in realtà lasciarla lo stesso troppo alta per questa tipologia di cottura. È facile quindi che si possa bruciare. Quindi controllatela, se avete la sensazione che si stia attaccando la verdura, aggiungete dell'acqua di bottiglia, ma davvero un filo, pochissimo. Controllatela perché in realtà ogni verdura potrebbe rilasciare i suoi liquidi e quindi non aver davvero bisogno di un'aggiunta d'acqua o di liquidi. Io ad esempio, quando voglio creare una cottura magari ancora più gustosa, aggiungo anche della frutta, come delle mele magari tagliate con una mandolina o delle fette d'arancia. Mi raccomando, se lasciate la buccia, sceglietele sempre biologiche e magari appunto arance di Sicilia. Ed ecco qua come prenderci cura di noi. Molto spesso abbiamo bisogno davvero di creare tantissimi alimenti, condimenti, e creiamo anche delle ricette che hanno dentro troppi ingredienti. Invece dovremmo semplificare, tornare alla semplicità è la parola chiave per una buona digestione, per il benessere, ma soprattutto per un'ottima igiene alimentare. Facciamoci del bene.